le strutture, quantomeno il centro storico, le strutture ricettive e le strutture culturali ricostruite. No, abbiamo avuto degli episodi molto preoccupanti e credo che questo da una parte richiede un impegno molto serio, magistratura, organi dello Stato che stanno operando, e dall'altra parte richiede molta attenzione e prudenza da parte di tutti, partiti politici, organi di informazione, perché non scattino, diciamo, anche, come dire, desideri imitativi. Non bisogna, bisogna stare molto attenti anche a quello che si dice. È chiaro che siamo lontani, gli anni di Pombo sono morti centinaia di italiani, però questi fenomeni di violenza vanno bloccati sul nascere, e soprattutto occorre creare quel clima nel paese, non è soltanto un problema di azione delle forze dell'ordine, che isola la violenza anche tra i giovani che protestano legittimamente, mostrando loro che è possibile protestare e fare sentire la propria voce senza cedere alla tentazione della violenza. Credo che in Italia c'è una prospettiva di governo, e mi pare che queste elezioni amministrative indicheranno anche la prospettiva possibile per il Paese, che è il centro-sinistra. Noi lavoriamo per una prospettiva di governo seria e intorno al Partito Democratico. Penso che questo sia corrisponda grosso modo anche a quello che avviene nei comportamenti elettorali. Ma io penso che Barca, con le decisioni che ha preso, con gli annunci che ha fatto, ha segnato certamente una svolta rispetto all'azione del governo precedente, e ora noi vogliamo che il governo sia coerente, innanzitutto all'indomani delle elezioni, restituendo al comune, al sindaco che sarà eletto dagli aquilani, i suoi poteri, e poi soprattutto lavorando per mettere a disposizione le risorse finanziarie che sono necessarie per accelerare il processo. Non è vero, quello che lei dice è del tutto falso, visto che lo scrive anche qualche giornale, perché non si vota, no, quando si vota il Parlamento ci sono tutti, era il dibattito generale, questo a volte capita che nel dibattito generale ci siano soltanto gli iscritti a parlare, ma non ci sono 15 votanti in Parlamento, non ci sono mai, anche perché il numero legale per votare è la metà più uno, quindi 15 non sarebbe valido. È un obiettivo difficile ma possibile per il 2019, dipende anche da quale governo ci sarà del Paese. Io sono stato il ministro degli esteri che ha portato l'Expo a Milano, insieme a Prodi, Presidente del Consiglio, sembrava impossibile. Lui è stato anche, ha vissuto un'esperienza difficile, nessun sindaco, diciamo, avrebbe voluto vivere l'esperienza che ha vissuto lui. E credo che però abbia saputo affrontare questa dolorosa emergenza con grande forza, con grande dignità. La città non può cambiare volto, sarebbe un gravissimo errore, sarebbe un segno di debolezza. Invece questa città ha dimostrato di essere forte anche in una prova così dolorosa e difficile. Sindaco Cialente, per chi voterà Angelo Mancini? Ma Angelo Mancini mi ha detto oggi al telefono che non solo voterà per me, ma sta lavorando per fare la campagna elettorale per me. Oggi c'è stata, nel corso di una trasmissione che abbiamo registrato, che andrà domani sera su Sky, quei confronti che Sky organizza, a un certo punto mi è parso di sapere, anche lei credo stesse seguendo fra gli ospiti aquilani della trasmissione, e a un certo punto si è detto che Angelo Mancini, e ha detto De Matteis, se Angelo Mancini voterà per me. Io ho chiamato Angelo Mancini, appena uscito ho detto guarda che è uscita fuori questa notizia, devo dire che Mancini si è arrabbiato molto. Io credo comunque ci sia una grossa confusione in questo momento, quando c'è questa situazione bisogna sempre tornare alla politica. La politica dice che il quadro del centro-sinistra si è perfettamente ricostituito, l'Italia dei Valori entra in giunta dalla porta d'ingresso, come mi ha detto Di Pietro, non dalla porta di servizio, dalla finestra. Però Di Pietro aveva anche detto che la città era stata mal governata. Ma sai, in campagna elettorale, e aver detto no, è stata mal condotta, credo sia stato il minimo. Anzi, se lei considera che si era in una campagna elettorale in cui Mancini aveva come competitor diretto a livello elettorale il sottoscritto, credo sia stato sin troppo
positivo nel giudizio. D'Alema all'Aquila, dopo Bersani due volte, Bindi, il PD si gioca ai grossi calibri, è sicuro di vincere? Ma a parte siamo sicuri di vincere, è anche un segnale di come il Partito Nazionale mi abbia stima di me, abbia rapporti di amicizia. Se Bersani è venuto due volte è perché c'è una profonda amicizia, solidarietà. In questo momento è chiaro che il PD, e non solo il PD, punta fortemente sull'affermazione aquilana. I dubbi sulla scelta di Lolli come possibile candidato sindaco sono un lontano ricordo? Ma sì, ma lì abbiamo ragionato insieme, deve riconoscere che poiché noi ragioniamo insieme, più teste pensano meglio di una, e come ha visto abbiamo trovato la soluzione migliore per tutti.